Centro Ippico Itrea, finale dei campionati italiani dei giovani cavalli. Siamo con Eric Luradur, lui è il tecnico dei nostri giovani cavalieri. Innanzitutto complimenti per gli ottimi risultati che avete avuto questa primavera e quest'estate. Cosa ti ricordi di queste grandi manifestazioni, queste grandi medaglie? Buongiorno a tutti già. Dunque quest'anno è stato un anno, è vero, pieno di medaglie, ma anche pieno di emozione, veramente stupenda. E sono molto felice di quello che ho visto, in senso che ho visto dei ragazzi veramente con grande capacità e grande anche volontà, e così l'hanno dimostrato sul terreno, è stato veramente bellissimo. Questa è un po' la tua filosofia, tu più che grande tecnico sul campo, lo sei comunque, hai lavorato molto sulla mente, tu sei un po' il mental coach di questi piccoli giovani campioni. È veramente la tua grande passione? Non è che sia la mia grande passione, essere oggi un tecnico e più che altro nel mio ruolo a livello federale è importante di poter gestire tutti diversi aspetti di un coach, in senso che un coach deve non soltanto poter reagire a livello tecnico ma anche a livello mentale e cercare di creare più che altro lo spirito di squadra, perché nonostante che questo sport sia uno sport individuale è molto importante questo spirito. È qualche mese che sei attivo nella nostra federazione, nel nostro mondo equestre, il mondo equestre italiano, e ho letto in una tua relazione una frase bellissima che è: la principale cosa da cambiare è la mentalità. Ce la vuoi spiegare meglio? Diciamo che viviamo un periodo di transizione dove l'equitazione va verso l'eccellenza e oggi è molto importante strutturare bene tutto per poter veramente vivere bene di questo sport e vivere bene in questo ambiente. È molto importante, per me è una preoccupazione, in senso che essendo coach voglio veramente dare delle soluzioni alle nuove generazioni, a quelli che vogliono migliorare per raggiungere un certo livello, quelli che vogliono diventare professionisti, e io trovo che tutto per aiutarli è molto importante che il nostro ambiente sia molto strutturato e che si va verso l'eccellenza. Non solo i ragazzi, ma anche i genitori, la federazione e tutto il mondo equestre. Tutto il mondo equestre. È molto importante che ognuno nel suo ruolo cerchi di veramente migliorare, di crescere, per veramente, lo ripeto, io tutte queste cose non lo faccio per me, lo faccio veramente perché amo il mio lavoro e questi giovani dobbiamo essere veramente seri nei loro confronti e dare delle soluzioni per avere veramente, dare la possibilità a loro di vivere bene in questo ambiente. Torniamo a questa manifestazione, siamo al campionato, al finale del campionato dei giovani cavalli, però non tutti sono presenti, proprio perché è stato voluto questa divisione tra MIPAF e federazione. È giusto oppure si potrebbe fare qualcosa di diverso? Allora, io penso che è molto importante, penso, fare una manifestazione annuale dove tutti i cavalli italiani e stranieri si ritrovano, tutti i cavalli giovani, e che veramente sia una grande festa per gli allevatori, per i cavalieri che si dedicano ai giovani cavalli, e che sia anche la possibilità per gli stranieri di venire facilmente. Dunque lì è importante studiare bene il luogo, studiare bene un luogo dove si arriva bene con le macchine, in treno, con gli aerei, questo è molto importante ed è per quello che ho saputo che il presidente Orlandi ha voluto fare questa prova qui in questo posto bellissimo veramente dal signore Trea, però ieri so che hanno avuto una riunione con
con il MIPAF e con alcuni elevatori e hanno visto che questa sperimentazione non è stata così positiva e dunque si tornerà a fare una finale. Quello che è molto importante, come l'ho già detto io, ognuno può sbagliare nella vita, quello che è importante è essere aperto al discorso, aperto alla discussione, questo è molto molto importante. Diciamo qualcosa anche ai nostri allevatori. Ieri hai potuto visionare, hai potuto vedere dei retri, dei piccoli futuri campioncini. Cosa abbiamo di diverso da quello che esiste in giro per l'Europa? Allora, io trovo che in Italia ci sono veramente dei buoni puledri, veramente dei buoni cavalli e di questo sono convinto da anni perché io ne ho sempre comperato. Ogni anno per gioco l'ho fatto, ho comperato diversi puledri così quando andavo a giudicare e così oggi ho su 3 o 4 puledri che ho comperato, uno fa le 155 in America, un altro fa le 150 in Francia, per dire i cavalli buoni ci sono. L'anno scorso ho comperato una puledra favolosa, figlia di Calvados, con la mamma Cumano che faceva i gran premi qui in Italia e io trovo che ci sono i puledri. Ieri ancora abbiamo visto 8 puledri che anche il giudice straniero olandese si è stupito della qualità, ha detto veramente che c'era un gruppo sia a livello di modello, anche a livello di genealogia, incredibile. Dunque io sono convinto. Dopo il problema è che questo ambiente non è abbastanza unita e così c'è l'allevatore che porta i cavalli in Francia, quello che li porta in Germania, quello che li porta in Olanda e non c'è l'unione. E questo mi dispiace perché veramente sono convinto che qui ci sono degli allevatori che sono appassionati, che hanno veramente voglia di fare bene, che sanno oggi come allevare i cavalli, c'è chi le fa nascere qui e che non ha problemi a portarli anche a crescere all'estero per riportarli più tardi qui. È sicuro che i puledri qui hanno un costo diverso dall'estero, è sicuro che costano di più, però è per quello che dico che dovete puntare sulla qualità, non sulla quantità e veramente non avere paura di andare verso dei migliori stalloni e più che altro trovare le mamme, perché quello lo sappiamo sono le più importanti, trovare le mamme che hanno saltato delle gare importanti e con delle famiglie importanti. Grazie mille Eric. È stato un piacere.